La prima volta appunto che ho iniziato a cercare è stato circa 4 anni fa, dopo che nella vita ovviamente ci sono sempre le vicissitudini, le problematiche che ti portano anche a decidere di affrontare una certa ricerca. E venne questo momento in cui io, per la prima volta, il giorno del mio compleanno, pensai a ciò che lei, ciò che questa donna poteva pensare di me, ossia chissà dov'è la mia bambina e chissà come starà. E da lì è partito tutto. Un giorno io trovai un foglio in casa dei miei, in questo foglio c'era scritto io come mi chiamavo, Cosima Deri, e io capii subito che quella era la frase per partire. E da lì siamo partiti. Queste ricerche sono iniziate attraverso la mia iscrizione a Facebook e da lì il mio inserimento in gruppi di figli adottivi, da dove sono riuscita ad apprendere alcune nozioni di come fare ad avere determinati documenti e reperirli. Ho trovato molti ostacoli, non sempre è stato facile e non sempre i documenti da me richiesti mi sono stati dati. L'atto integrale di nascita purtroppo non lo potrò mai avere. E dal certificato di battesimo ovviamente non è emerso granché, anche perché solo in seguito venne a sapere l'ospedale in cui ero nata. Sono nata alla maternità di Careggi il 18 maggio del 1968 alle ore 2 di notte e immediatamente trasferita all'ospedale pediatrico Mayer per problemi broncopolmonari e di immaturità. E come poi lo può dimostrare la copia della mia cartella clinica che ho avuto solo pochi mesi fa all'Istituto degli Innocenti. La cartella clinica e questa sicuramente ce l'ha anche la mamma. Madre di 35 anni, vedova, casalinga, padre di 32, coniugato. Da qui si è capito che la madre aveva avuto una storia post-separazione, post-vedovanza. La madre aveva già 2 figlie femmine, una del 66 e l'altra ancora più grande. Queste sono, le informazioni che sono state raccolte nel corso di questi ultimi 7-8 mesi e qui ci siamo un po' fermati perché le mie ricerche non sono più a livello improntate a livello nazionale, ma si stanno concentrando su Pistoia o provincia. Il fatto che comunque ci siamo avvicinati molto alla soluzione è stato molto determinante proprio grazie al social network, perché ho avuto modo di farmi conoscere e allo stesso tempo di conoscere altre persone. Mi ha dato modo di potermi avvicinare conoscendo molte donne, molte persone della provincia di Pistoia e Pistoia città. Qualcuno mi ha consigliato di ricercare queste 2 sorelle orfane di padre nelle scuole pistoiesi, in particolar modo questo istituto Sant'Anna che si prestava ad ospitare i bambini che venivano da famiglie piuttosto disagiate e in cui c'era un'affluenza molto numerosa appunto di questi bambini particolari. Ho avuto esperienza in questi gruppi, posso dire che molte madri all'epoca veniva fatto firmare loro un documento subito dopo la nascita e alcune purtroppo erano analfabete, alcune altre erano prese dall'euforia della nascita, ok, e venivano fatti firmare loro dei documenti a loro insaputa che poi non erano altro che la cessione, se così si vuol chiamare, di questo bambino, bambina che era nato. E si è trovata di fronte ad una scelta non facile per lei. Lo dimostra il fatto che comunque io sono nata da una gravidanza portata a termine di solamente 2,4 kg.
Quindi secondo me lì c'è stata una sofferenza anche a livello gestazionale della madre e quindi lei in questo senso secondo me ha sofferto tantissimo, perché lei aveva una figlia e non sapeva come fare a tenerla, avendone già altre due piccole ed era sola. Quindi non la biasimo per questo. In questa foto ero al mare, al Lido di Camaiore, e avevo circa un anno e mezzo, due. E questa è una delle mie prime foto da piccola. Poi, qui avevo circa 3 anni ed era Natale, ma lo sguardo era sempre lo stesso, mancava sempre quella parte di me che non mi ha mai potuto tenere, mai. Qui era il mio compleanno, avevo 3 anni. Io spero che quel giorno mi pensavi a come potevo stare, dove ero e se stavo bene. Poi piano piano sono cresciuta e qui avevo circa 20 anni. Ma nello sguardo c'era sempre quel pensiero rivolto a te. Poi Cosima è donna. E questa sono io. Spero veramente che questo viso ti possa dire qualcosa.